Sì, per me è una gioia incredibile, per tutti noi è una gioia enorme, perché riuscivamo già a immaginarci che cosa sarebbe emerso, ecco. E la collaborazione di tante competenze ci ha reso possibile, diciamo, questo che oggi appunto è un momento di gioia, ma è anche il primo passo di un percorso di valorizzazione che spesso è difficile. In realtà in questo caso ci siamo riusciti. La fase B, noi ci troviamo a fare tantissimi scavi archeologici d'emergenza e tante operazioni sul territorio che spesso rimangono sconosciute perché le necessità sono altre. In questo caso invece lo scavo archeologico era proprio finalizzato al recupero e alla valorizzazione, e penso il risultato si possa, ecco, intravedere. Era una difesa importante della nostra città, fu realizzata probabilmente da Carlo Malatesta per quello che vediamo oggi, perché come dicevamo Porta Galliana nel tempo si è spostata e quello che noi vediamo oggi è la porta di Carlo con le aggiunte e le risistemazioni fatte da Sigismondo e poi successivamente. Era la porta di accesso al porto e quindi essendo il porto uno dei luoghi nevralgici della nostra città per i commerci, per gli spostamenti, di tutte le cose, ecco, questo era appunto elemento fondamentale. Quindi era una delle porte più munite anche a livello di armigeri, qui si pagavano le gabelle, dietro la porta c'era una piazza, abbiamo tutti i documenti che ha ritrovato Oreste De Luca che ci raccontano un pochino lo spaccato di vita di questa Rimini 3-400esca, no? Dove dietro la porta c'era un trivio con una piazzetta con un pozzo e riusciamo un pochino anche immaginarcela. Pensiamo che la porta, così come la vediamo oggi, è solamente una piccola parte, deve essere più alta di almeno due piani. Immaginatevi quindi una porta che termina con tutti i merli, così come è rappresentata da Agostino di Duccio nella formella del Tempio Malatestiano.